Bene a tutti ragazzi, eccoci qui, questa è l'intervista ai P38, questo è un piccolo disclaimer perché a sto punto tanto ho dovuto rimontare il video perché YouTube ormai sta decadendo come il capitalismo, quindi non funziona e non mi tagliava 12 secondi e l'elaborazione è durata 3 giorni, quindi rimonterò io il video. Già che ci sono vi faccio un piccolo disclaimer perché comunque abbiamo parlato dei P38 in live su Twitch, ma qui su YouTube magari molti di voi non sanno chi sono, quindi eccoli qua. Reggio Emilia, 1º maggio, indossano un passamontagna, si chiamano P38, non aggiungo altro, guardate servizio. Ti metto dentro una Renault 4 Brigate Rosse scritto sul contratto. Parole che fanno rabbrividire, che inneggiano le BR e mettono in rima il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro. La procura di Reggio Emilia ha indagato per istigazione a delinquere. E uno di loro come nome d'arte ha scelto Young Stalin, il giovane Stalin. Porco Dio, no! Diciamo che sono un po' sopra le righe, un pochetto dei provocatori, però comunque ne hanno parlato su tantissimi TG, tantissime testate giornalistiche, si è detto di tutto, ma a quanto pare nessuno è minimamente interessato a farli parlare, quindi quello che volevo fare io è dargli la possibilità di intervistarli, quindi ci saranno altre live, io già lo so le critiche che saranno, Chitano, qui potevi dire questo, qui potevi criticare, qui potevi, ma questa è un'intervista, non stiamo facendo i soliti opinionisti, quindi semplicemente siamo limitati a intervistarli e a fare alcune domande senza giudicare, quindi giudicate voi qui su Twitch, poi ci saranno altre qui su YouTube, poi ci saranno altre live che faremo e hanno già detto che ritorneranno volentieri, quindi ci aggiorneranno su quello che sta succedendo, quindi ci stanno delle cose un po' strane che ci racconteranno, questa è la loro versione e ovviamente visto che anche sono dei provocatori, nel dubbio ci dissociamo, Digos, ti vogliamo bene, non ci indagare, anche a noi non ci entriamo nulla. Quindi questi sono i motivi per cui li ho invitati, perché molti mi diranno, Chitano, sono un gruppo vergognoso che non dovrebbe essere ascoltato, che dovrebbe scomparire nel nulla. Io credo, ragazzi, che anche se avete questa visione, la soluzione migliore non è di certo cercare di censurarli, far sciogliere il gruppo coattamente, perché ha fatto l'effetto contrario e lo abbiamo visto anche ora, perché comunque era un gruppo abbastanza sconosciuto, ne hanno parlato su tutti i TG e dal momento che hanno cercato di imporgli lo scioglimento, molti ragazzi si sono interessati alla causa e al gruppo. Quindi io credo che abbia proprio l'effetto contrario, gli hanno fatto più pubblicità e ce lo racconteranno loro. Quindi io direi di dare la parola ad Astore e Young Stalin e dai a tutti, vi lascio alla P38 Gang. Eccoci qua, ragazzi. Bella. Bella, bella. E sì, è accesa. Mi hai fatto vedere le Che sigarette, in di realtà. solito È accesa, il microfono è acceso. c'è una lucina sul microfono. No, non c'è. Siamo ragazzi qui, siamo fieri di avere ospiti Astore e Young Stalin alla fine, dei P38, la gang, che dovrebbero essere. La P38, ma Oh, la no, ma no, P38. ma come? Ecco. Ne stavamo Un Vabbè, vabbè. secondo fa l'ho cazziato per questo, mi ha detto: ah, no, no. La benvenuta alla P38 Gang, qui l'ho ripetuto ragazzi, ma c'era il raid, l'ho dovuto tagliare ovviamente. Devo cambiarlo perché mi dà il copyright. Conosco da 20 anni, la prima volta che mi dice avevi ragione, fate Io sui questo. titoli sbaglio sempre, infatti questo è l'ennesimo caso, ma non Bella, volevo farlo bella, arrabbiare soprattutto vabbè. Stalin. Signor Stalin, non si arrabbi. No, no, ormai basta, solo benzo per placare la mia rabbia adesso. Avete distrutto una vita, era un uomo così felice prima della P38, Sì, Young Stalin. Gli avete ma distrutto la vita. immaginiamo, immaginiamo. Facciamo questo Sublime, effetto. Si evince tutta la gioia di vivere. Comunque, ringraziamo il Cerbero per Sì, il sì. raid, Bella ragazzi. Grazie per il raid. ragazzi, grazie per Grazie. l'invito. Grazie di essere qui, ragazzi. È un piacere. Allora, I 38 Gang, ed è la gang, quindi essendo la gang è femminile, quindi è la la gang, P38. ok, che noi abbiamo scritto due domande alla P38 gang, Vai. quindi nel femminile ci eravamo Vai. persi su questo, ma ci chiedevamo, la chat ci chiedeva, l'omaggio, il nome della P38 veniva da Lupin III o da qualcos'altro? Secondo me da Lupin III. No, da Lupin III, proprio così. La Ah, rivelazione è questa. era un chiaro riferimento. Devo alzare il Non volume, lo alzo un po' lo di so, più. io quando sono entrato nella P38 già si chiamava così, quindi ho accettato semplicemente il corso della storia, capito? Avresti preferito chiamarti in un Allora, altro nome, magari?
C'erano altri nomi. Introduciamo la domanda molto interessante: come vi siete uniti? Cioè, spiegateci un attimo cos'è la P38 Band Gang. E che tipo di musica fate? Anche perché stavamo parlando del fatto che se è trap o non è trap, o un nuovo genere. Raccontateci. È un nuovo genere. Siamo il meteo in Italia, insomma, decidiamo noi, va così. Allora, la trap sovietica nasce con la Death Row Squad, che era il gruppo di Young Stalin. Gruppo, c'erano lui e il suo produttore. E lì nasce la trap soviet, quindi una trap con delle impronte sovietiche che parla di Stalin. Poi arrivo io e dico, ma scusami, no, siccome già hai creato un genere, adesso ti metto un sottogenere. Allora ho detto, facciamo la trap BR, la trap improntata sulla Prima Repubblica, sugli avvenimenti degli anni di piombo. Già siamo c'era un gruppo che... Siamo qualcosa di italiano. Questa cosa è proprio italiano. È molto di sinistra, Sì, no, ma noi ci siamo riuniti in una piazza famosa d'Italia che non nomineremo, ci siamo picchiati prima di fare la P38. sì, perché avevamo bisogno, di picchiarci, cioè diceva no, ma Stalin è questo, no, l'anarchia, no, questo, e quella ci siamo picchiati, allora lì abbiamo confluito assieme e siamo riusciti ad andare d'accordo. No, a parte le cazzate, lo dirà anche Stalin, c'era la Detroski Squad. Allora poi abbiamo detto facciamo queste cose sull'Italia, il nome P38 è nato perché c'era una ragazza che doveva essere una voce femminile, poi ha avuto altri impegni, non si è unita e ha detto ma scusate riga, c'è la traccia che si chiama P38, chiamiamola P38, semplice, efficace ed è nata così la P38. Tra l'altro un gruppo punk filosovietico del periodo di CCCP che si chiamava così Adesso esatto, il gruppo punk sottolinea sempre che loro sono IP38 e noi siamo la P38, quindi anche per questo è anche importante per loro, proprio a scopo identitario, se vogliamo. Identitario, a livello di CIA, immagino, per identificarsi. Insomma. No, perché qualche simpatico giornalista, mm-hmm, che saluto. spero anche che si finisca con questa libertà di stampa, ci terrei a dirlo. Qualche giornalista, questo l'ha detto Carmelo Bene, non l'ho detto io, qualche giornalista ha scritto i P38 sono 30 anni che fanno questa roba, noi abbiamo detto ma 30 anni quando? Non eravamo neanche nati, allora si sono ritrovati in mezzo a questa cosa, loro l'hanno presa anche con umorismo, infatti salutiamo i P38 che non se la sono presa per niente, anzi abbiamo ricevuto anche stima. Esatto, e quindi la P38, IP38, poi si può anche entrare in un concetto di misgenderare, no? Che anche quello è giusto, evitarlo è sempre giusto. E niente, così è nata la P38, noi eravamo un gruppo WhatsApp di 10 persone, c'era un sacco di gente, c'erano produttori, poi siamo rimasti in 4, le persone che più ci tenevano al progetto e meno avevano impegni, che poi meno avevano impegni, gli impegni ne abbiamo comunque. E così è nata la P38, siamo conosciuti. Quindi, su internet. Io... Vi siete conosciuti su internet? Ah, non siete, insomma, della stessa città? No, detto qualcosa, no. Ci siamo beccati tutti insieme, tipo 8 mesi dopo che avevamo fatto il pezzo 9BR, quindi per farti capire. Ecco, parlando degli impegni, nel senso, per capire anche un po' chi siete, insomma, da quanto ho capito siete più o meno nostri coetanei, da... diciamo tra metà, cioè 25 e 30 anni, 33, per capire un po' più di voi, chi siete, cosa fate al di là della musica, ecco. Si può sapere. No. Ok, va bene. Io lo posso dire perché più che altro vivo di qua, cioè nel senso io tolgo i vestiti di Astore e poi ci sono i vestiti di Astore, non è che divento un altro, cioè io vivo di qua, dipingo, scrivo, la mia vita è... Ho proprio rifiutato il lavoro mi sono rifiutato di lavorare, questa cosa terribile, questo lavorare che fanno tutti per scrivere. Io scrivo, avevo 11 anni, che poi Stalin dice, ma in realtà anche lui scrive e fa freestyle che era un ragazzetto, poi comunque si è messo a fare altro. Ma noi veniamo più o meno quasi dallo stesso background. Okay, io vivo di musica, quindi vivo di niente. La età comunque non è quella, io ve lo dico, non è proprio quella. Grazie ragazzi per le sub. Perfetto, con questa mi hai mostrato domanda... la P38. I miei amici erano al concerto a Padova.
Io non sono potuto andare perché lavoravo per C'è un l'affitto. fan che ci dice che erano i, tutti i suoi amici erano a Padova, ma lui non poteva, non poteva perché stava al lavoro. Però sempre per colpa l'affitto. Del lavoro. Sempre sarebbe colpa voluto venire anche lui a Padova. Vedi? Ma licenzi, ditegli di licenziarsi a questo ragazzo e fare del male al proprio titolare. Sto scherzando, non farlo. Se mi licenzio devo andare a Padova a sentire la P38. Si ricollega a questo. Si ricollega molto a quello che insomma si sente nei testi. Quanto c'è di vero? Cioè quanto c'è di vero? Spiegateci un attimo se c'è insomma. Quanto c'è di meme più che quanto altro? C'è di meme, ecco, nelle cose che dite. Ah, questa parola. Ma proprio volete farmelo incazzare, Stalin? Proprio... Vabbè, non siamo però sotto dittatura, non sono acchittate le interviste per ora. Attenzione, attenzione. Ragazzi, che sono qua state preparate queste domande. Giuro che non sono state preparate. Solo per fare attenzione a non dire. Attenzione a non dire non siamo in dittatura, che questa cosa potrebbe ribaltarsi davvero in un attimo, attenzione qui. No, vabbè, lo dice Stalin un po'. Cosa intendi per di vero? Cioè, poi è anche questo, cioè... Perché comunque molte persone, diciamo, hanno preso molto seriamente le vostre parole, a differenza di tanti gruppi trap o gruppi comunque rapper... classici, che comunque dicono molte cose violente, però non sono mai state prese seriamente, mentre in questo caso da molti TG, da molti mezzi dei media, tanti pure persone del mondo dello spettacolo hanno parlato, cioè del mondo del diciamo che hanno avuto a che fare con situazioni al limite delle BR, che ci avevano avuto a che fare, si erano lamentate prendendo molto seriamente le vostre parole, quando allora, diciamo non viene applicata la stessa cosa per gli altri gruppi. Ma allora, chiaramente non facciamo parte di nessuna banda armata, se non costituiamo questo cazzo di gruppo in cui diciamo che di sparare al padrone, di sparare in giro, eccetera, eccetera. Sul fatto della partecipazione politica è ovvio che chi più, chi meno, tutti i membri del gruppo hanno fatto parte di formazioni politicizzate, che chiaramente poi comunque non erano tipo organizzazioni paramilitari clandestine. Però quando mi si fa la domanda, è vero, quanto di questo è vero? Cioè, nel senso, la predisposizione genetica ad odiare profondamente il sistema socio-economico odierno è un qualcosa che noi sentiamo proprio a un livello viscerale, cioè quasi primordiale, non c'è nemmeno bisogno, capito, di stare lì a dover, come dire, stilare un catalogo delle cose che si sono fatte, che si sono fatte comunque, e di quelle che non si sono fatte. Semplicemente è tutta una percezione comune che in generale un ragazzo o una ragazza che non ha il padre o la madre, come dire, detentore o detentrice dei mezzi di produzione, dovrebbe naturalmente sentire. Purtroppo sappiamo per quale ragione i giovani ragazzi non lo sentono, e quindi l'esigenza di dar voce, di dar spazio a queste pulsioni si è venuta, diciamo, naturale, anche perché era naturale il fatto che noi comunque, essendo giovani, ripeto, quella forbice di età là che avete detto non è reale, è un po' diversa. Comunque, sì, cioè, diciamo, quello che abbiamo sentito in rete, poi non sappiamo. Sai che cos'è? L'abbiamo letto. È un fattore generazionale, nel senso, non si rappresentava, però comunque, come tutte le questioni generazionali, piuttosto che rifiutarla in blocco, bisognerebbe più che altro farne i conti. Non è un mistero il fatto che comunque gente over 30, over 40, comunque smerda la roba che facciamo anche per questioni musicali, capito? Cioè, nel senso, la questione generazionale è presente, la questione politica poi è chiaramente transgenerazionale, viene poi però, come dire, espressa in forme generazionali, e quindi per questo molto spesso non si riesce a capire bene il nostro progetto. La realtà esiste, però non abbiamo sparato, non abbiamo sparato. Quello lo immaginavamo. Il giornalismo italiano, così come tutti i piagnistei dei familiari delle vittime, che si sono tanto sdilinquiti a rompere i coglioni sul nostro progetto, ecco. Sai cosa vorrei? Vorrei ampliare un attimo la risposta di Stalin, senza rischiare di diventare prolisso. Sai qual è il punto? Adesso ti dico un po' la faccenda, come chiara e tonda, no?
che quando il trapper si incazza nei pezzi è una rabbia non cosciente. Parliamo di una persona che se la prende con chiunque. Ho sofferto, me la prendo con chiunque. Giustificabilissimo, non è che è giustificabilissimo, non è biasimabile, perché comunque molti trapper oggi, guarda Baby Gang per esempio, l'esempio più vicino che mi viene, vivono delle situazioni di disagio. Ma se tu, porco Dio, scusate la bestemmia, provi, no anzi scusate la bestemmia un cazzo, se tu inizi a parlare di marxismo-leninismo, di anarchia, in uno Stato che aveva cose come la Gladio, la P2, dove il piano di rinascita democratica di Gelli ormai è giunto al suo compimento al giorno d'oggi, e questo è così, e cazzo lo Stato vede sti pischelli e fa cazzo, ci abbiamo messo 50 anni e più a reprimere la sinistra, il comunismo, a far sì che la sinistra ormai non è sinistra ma è centro, come nel piano di rinascita che abbiamo già citato, mm-hmm. E tu arrivi, fai un gruppo trap e mi parli delle BR, cazzo no, allora lì che partono le denunce di Maria Moro, lì che parte Enrico Mentana indignato, è ovvio, ma cazzo ci hanno messo anni a metterci sotto il tappeto, capito? Giustamente si incazza. Gli rovini il gioco, capito? A proposito di questo, infatti avevo letto un testo, mi sembra che questo era un familiare comunque. Si sono messi assieme almeno 2 anni fa e fanno più o meno regolarmente concerti, cosa che comunque non mi pare. È una bugia, infatti. Non mi sembra, magari, del primo che l'hanno chiuso. Comunque continua. Al cose di là che la destra dice che sarebbero una figata se fossero vere queste. Sì, ma questo mi accordo. Al di là dell'oltraggio per chi ha pagato con la vita, il rischio è che qualche pazzo gli dia retta e che decida di passare dalle parole ai fatti impugnando un'arma. Quindi con sta mentalità, voglio dire, magari sono parole pure forti, però pure Nico Pandetta... Ma quando mai? A me sembra che le armi le danno semplicemente a 4 scemi che vogliono fare le guardie giurate e poi si ammazzano. Cioè, a questa gente qua danno le armi, non a un ragazzino. Esatto, porco Dio. Viva Stalin. Però io adesso faccio una domanda. Nel senso, ascoltando i vostri testi, ovviamente quello che salta più all'orecchio sono appunto alcuni riferimenti, alcune frasi che già vedo iniziano anche a ritornare scritte su alcuni muri, mentre però in realtà altre cose, magari frasi un po' più che descrivono appunto, che sono meno scioccanti ma che descrivono comunque una realtà problematica, le periferie eccetera, rischiano di passare un po', diciamo, sotto traccia, quando forse probabilmente quelle frasi lì sono le cose più interessanti, anche perché, e chiudo, in alcuni vostri testi comunque esce un po' fuori la voglia di memare, per esempio ho ammazzato uno sbirro, dai scherzo, oppure la scena trap è una tigre di carta, eccetera eccetera, nel senso c'è comunque, come c'è già stato magari tempo prima con i Sex Pistols eccetera, che anche indirettamente citate, una voglia di scioccare per arrivare a dare un altro messaggio, questo è quello. Anche non ho mai visto il mare, noi abbiamo notato che pensiamo fosse una cheat presa in giro dello spot del lavoratore, sì, sottomesso all'azienda, che non mi ricordo come si chiama. Come avevamo detto in un'intervista per Livore, cioè, il concetto è questo, che noi non nasciamo con l'idea di creare di fatto dei meme, ci ritroviamo già automaticamente memati, ma più che altro perché questa qui è la forma di comunicazione che viviamo, che ricorre comunque al mezzo della simbologia. È chiaro che noi, recuperando determinati simboli, parliamo di fatto mediante questi stessi simboli e quindi inevitabilmente poi riusciamo a far presa anche mediante i meme o mediante appunto le frasi che vengono scritte sui muri, che ci mettono un sacco. Ragazzi, continuate a scriverle sui cazzo di muri ovunque. Quando passeggio nella mia città mi capita di beccarle, sono molto contento di questo. Però sì, diciamo che l'idea principale, che per cui tipo io ho scritto nella canzone Giovane Stalin, il pezzo solista, lì, fanculo i meme, voglio la guerra, è che comunque il problema principale, come dire, della comunicazione memetica, almeno per come... Più che altro adesso sta cambiando, devo dire. Ci sono delle pagine tipo Realismo Memetico, anche Madonna Frida, che secondo me stanno portando dei messaggi memetici un pochino più spostati su qualcosa appunto della propaganda seria, appunto di quello che dovrebbe essere l'odio di classe. Invece prima diventava, capito, un modo un po' per
per fluidificare e rendere semplicemente un po' più digeribili determinati concetti e, tra virgolette, ammorbidire quello che doveva essere questa forma di audio qua. Noi non vogliamo che i ragazzi che si avvicinano alla nostra musica si avvicinino unicamente perché è trendy la questione appunto del simbolo delle BR. Il simbolo delle BR, Stalin, Kim Jong-un vengono utilizzati appunto come una simbologia forte all'interno di un genere musicale e in generale all'interno di un contesto culturale che di fatto, in cui di fatto prevale un pensiero debole, in cui non vi è proprio nessuna certezza per il futuro, in cui il ricorso al mezzo democratico fasullo viene ritenuto l'unico possibile appunto per i giovani per poter cambiare le carte in tavola. Questa è una stronzata. Sono 200 anni che è così e non cambia un cazzo, quindi almeno che si facesse pace con questo e ci si rendesse conto che le cose cambiano con una presa di coscienza rivoluzionaria. Per questo, diciamo, non ci piace la questione dei meme. Poi è chiaro che veniamo memati, ma perché già nasciamo memati, perché è la forma di comunicazione dei giovani, ecco. Però l'origine, ecco, non è quella, come la spieghiamo noi. Cioè, oltre al fatto che cosa vuol dire meme, nel senso, puoi cantare un meme, puoi farlo parlato, vero? Stiamo fuori proprio dal concetto di meme, un'altra cosa. Poi, cioè, come dice Stalin, nasciamo già memati. Allo stesso tempo, io per esempio non ho mai disprezzato così tanto i meme, perché è un po' come dire negli anni 70 disprezzare quei mezzi di comunicazione da parte dei giovani, come ha detto anche Stalin. Più che altro non vorremmo che l'esperienza memetica, perché esiste un'esperienza memetica nell'attivismo, perché dire no, quello non fa attivismo, quello fa attivismo, una cazzata, tutti facciamo in un certo senso attivismo, tutti contribuiamo alla rivoluzione, altrimenti domani ci svegliamo, arriva Stalin col mantello rosso e ci salva tutti il culo, sarebbe bello, ma non succede. Quindi direi che è un'esperienza interessante, allo stesso tempo molto spesso rischia magari di fare pompieraggio, non vorremmo che il memino diventi pompieraggio. Tutto qua è un rischio che può accadere con qualsiasi forma comunicativa, non è che il meme è la merda, è il male, no, assolutamente, anzi, ce ne fossero. Però diciamo questo rischio, basta. Ma niente di che, ma davvero lo diciamo con la tazzina? Cazzo, quelli che dicono siamo radical chic, siamo poser, e di qua e di là, è meglio Baby sì, Gang, sì. Non la pita. A me questi discorsi qua, cioè nel senso, il prodotto finito è quello e poi giustamente il destinatario lo interpreta come cazzo gli pare, però il concetto è che noi quando scriviamo quelle cose là siamo seri non perché ho una cellula delle BR a casa mia, ma seri perché comunque la pulsione che mi muove a fare quelle determinate cose è seria. Siamo comunisti per davvero, non stiamo scherzando da questo punto di vista, ecco. Cioè, non è che, cioè, è quello nero sul bianco, siamo comunisti, quindi non ci sono qua. Cioè, per concluderti questo discorso occupa di più secondo me. Ah? Cioè, per... Non ho capito. E questo probabilmente che li preoccupa di più, sono preoccupati perché c'è un messaggio e siete seri e c'è sicuramente un periodo molto di crisi e la gente, sono tanti che ci stanno a pensare. Cioè, allora, sai qual è il discorso? Per concludere questo discorso qua, sai qual è il punto? Che tu puoi mostrare il tuo disagio, la tua sofferenza al mondo, arriva sempre una testa di cazzo che ti punta il dito e ti dice «Ah, ma tu stai facendo il disagiato!» No, sì, sto soffrendo davvero, quello che ti comunico nella mia arte è sofferenza, ed è la sofferenza dovuta a un sistema sbagliato, non mi devi rompere i coglioni dicendomi «Ma tu stai finendo!» Ah, tu stai giocando a fare quel personaggio. No, non sto giocando, Dio cane, sono io, l'ha traspositato nella mia peggiore forma molto spesso, e Stalin lo sa bene perché lui è quello più hardcore, traspositato nella mia peggiore forma nell'arte, ecco, sono io. Però cazzo, non è moda, vaffanculo, non è moda, sto male davvero. Se tu mi dici sei un pose, io mi rompo i coglioni e mi rompo i coglioni, capito? Ci rompiamo i coglioni, però capito? La cosa dei meme, però, volevo dire, la diciamo davvero con la tazza di tè in mano, tranquillissimi, sono cose che ci fanno incazzare. Però, come hai detto giustamente tu, esistono meme buoni e meme cattivi, hai citato delle pagine, quindi, insomma, esattamente, non è per forza sbagliato il memaggio, ecco. Sì, però dice giustamente, magari la sensazione che ci avete è che perda di senso e che tutti pensano, io non sto parlando di cose vere, magari so come molti trapper che fingono di essere ragazzi delle periferie, ma in realtà sono dei quartieri per bene del centro di Roma. Racconto questo aneddoto. Però è pur vero, scusa, e poi di là, è pur vero che se il mezzo di comunicazione più utilizzato attualmente è il meme,
poi magari qui possiamo anche fare una domanda sul genere musicale, su perché la trap, o comunque come la chiamate voi, comunque io dirò trap da ignorante. Se il mezzo più utilizzato attualmente è il meme, probabilmente bisognerà farci i conti e utilizzarlo poi per i propri scopi, Ah eventualmente. no, ma noi lo usiamo, noi ricondividiamo tutti i meme che ci piacciono, che ci difendono, li ricondividiamo nelle nostre pagine, siamo ben contenti, abbiamo rapporti con diciamo, gli autori delle pagine di meme, cioè non è che siamo. Però per farvi capire tipo il livello, aneddoto brevissimo, cerco di essere breve. Concerto a Bologna, viene una mia amica con la sua coinquilina che ci ascoltava di qua e di là, tutta aggasatissima, conosceva le canzoni meglio di questa mia amica. E parte il concerto, vede bandiere LBR, ragazzini col simbolo della P38 e se ne va presa da un senso di colpa gigantesco dicendo no, 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 troppo violento e se ne va. Capito? E questo è il concetto. Ecco, quindi io sono contento che lei se ne sia andata e spero che tutti La coloro, appunto, salutiamo. che, esatto, che si ascoltano appunto con quell'idea lì, almeno ecco, appunto, smettano di ascoltarci. Se quella è l'idea, no. Il discorso che fa Stalin lo fecero i Mayhem, fecero una cosa che non ripeto, non lo dico quello che hanno fatto, non vorrei che qualcuno si scandalizzi, ma fecero una cosa pesante. Ha ragione, cioè io mi trovo pienamente d'accordo, è una cosa anche inedita, è vero, chi viene ai nostri live pensando di trovarci a fare le pose, i trapperini col playback? Fanculo, non venite ai nostri live, siamo molto più punk che tra, cioè nel senso davvero, la gente poga i nostri live, ma poga anche i live di Salmo, va bene, però non venire ai nostri live pensando che trovi chissà che, trovi quello che, cioè siamo la P38, santi Dio, questo è anche il fatto, Ti metti capito? paura. Ma a proposito di questo, eravamo curiosi di sapere, visto che comunque c'è una situazione problematica a livello di legge, ma ci saranno altri concerti? Non ci saranno? Come vi muovete verso il futuro? Se avete Come delle abbiamo informazioni un che nuovo potete darci, disco, anche. anche perché immagino che comunque sta roba va fatto parecchio da cassa di risonanza, insomma, non Sì. so quanto poi voluta o meno, ma comunque a livello Ah no, come dico io sempre, quelli che hanno istigato a delinquere sono i giornalisti italiani, perché noi abbiamo quadruplicato gli ascolti, quindi vi ringraziamo, un bacio. No, più che altro il concetto è che realmente tutti, e ribadisco, tutti gli organizzatori dei concerti sono stati tutti convocati in questura, tutti minacciati di ripercussioni legali. Insomma, cioè siamo arrivati a La, questo. la, di, la, la, allora, diciamo una cosa chiara e tonda: la Digos si sta comportando come la mafia. Uno, questo è un comportamento mafioso perché la Digos va dai gestori, va dagli organizzatori, minaccia, minaccia, dicendo anche bugie, dicendo guardate che poi passate problemi. Non possono far passare nessun problema perché noi non abbiamo fatto niente. Soprattutto noi siamo Quindi. indagati, non siamo imputati, quindi anche proprio a livello proprio rigoroso di legge, sono tutte misure, proprio, sono tutti metodi mafiosi, cioè, è una cosa impressionante. Io più sapevo di queste cose qua, più mi prendevo a male. Uno dovrebbe dire, ma no, ma dovresti essere, come dire, edotto del fatto che la repressione funziona così. Poi quando la prendi, quando la subisci tu è chiaramente un altro palo nel culo. E soprattutto quando tu la subisci per queste, cioè per fare dei live, proprio, siamo proprio al grottesco. Però ripeto, è tutto vero, Beh, se è vanno successa sta cosa è da molto tutti. grave. Cioè, io avevo letto qualcosa sul fatto che erano state indagate anche il Circolo Arci, sapevo, il primo, e molti in chat dicevano: beh, è normale, uno dovrebbe leggersi i testi, per quanto uno non è che. Per quanto uno può non pensare che dei testi possano essere un motivo di d'arresto, per me non è così. Però anche fosse, di certo andare a arrestare l'organizzatore degli eventi, perché lì non so se avete cantato solo voi, eppure quelli futuri, mi sembra un po' esagerato. No, 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 lui proprio, allora, quello il presidente del Circolo Arti di Reggio è coimputato con noi, Marco Vicini, che salutiamo. Gli altri, allora, non Salutiamo anche la sappiamo Digos. effettivamente com'è la loro situazione giudiziaria. Sappiamo che sono stati convocati, non so se questo porterà a dei procedimenti con loro, però ribadisco, tutti, quindi noi siamo, non so cosa stai facendo. L'indagine Come? era per. No, no, era un Cioè. attimo. No, no, sono sparito 2 secondi. Scusatemi, ci sono, ci sono. Sentivo Carta Stagnola. Però ripeto, Cosa tutti stai sono facendo? quindi di fatto al Sono momento. andato a prendere sono andato a prendermi una birra, anzi più birre, è un problema. Sono sparito per quello. No, Stagnola no, ma ce l'ho della Carta Stagnola, ma non c'è. Non c'è niente da Non c'è bruciarci su. materia prima. Dai, C'è il dai, pollo. non parliamo di droga, per favore. No, no, Dai. assolutamente Quindi no. insomma,
insomma, cioè, tipo, allora, abbiamo sicuramente qualcosa in cantiere, però, diciamo, io lo dico qua, se c'è qualcuno che ci ascolta, il nostro obiettivo, con tutto il bene, noi ovviamente siamo felicissimi di suonare nei TS, sono il nostro mondo, eccetera, eccetera, però, sai, è facile suonare in un ambiente che comunque, diciamo, è, non mi viene un altro termine, però sei sbagliato, comunque idoneo, come dire, congruo a quello che noi portiamo. A noi piacerebbe suonare proprio negli spazi privati, nei festival, lì dove proprio quella questione egemonica può essere portata a gente che non ha la più pallida idea di quello che siamo, ed è lì che gli sbirri vengono e rompono il cazzo, perché nei CS ovviamente, perché sono i compagni che aiutano i compagni, sono i compagni che non infamano i compagni, e loro lo sanno che qualora ci fossero dei CS che ci vogliono far suonare, noi suoniamo. Però... Che poi questo non è del tutto vero. Ah, ok, solo nei centri sociali, quindi. Sono convocati tutti, adesso non sappiamo se quelli che ci proporranno verranno riconvocati nei mesi a seguire, però io ripeto, cioè parliamo di 10 locali, tipo 10 convocati in questura, cioè, bello. Guarda, non so se Stali, non so se si può dire la cosa del manager, io vorrei dire anche questo, che... Poi sì, confermerà, a me l'ha detto, non vorrei dire a me l'ha detto Borghetti, che questo inedito, non l'abbiamo detto ancora a nessuno, ma ci siamo anche rotti le palle di nascondere le cose. Borghetti mi dice a me, o mi ricordo a chi, della gang, guarda che sono andati, poi non so se lui confermerà o non confermerà, lo so. È passato ieri qui Borghetti, che ci aveva scritto che vi salutava, okay, e vi conosce, infatti. Sì, è lui grande, ci ha dato molto spazio, poi ci sentiamo. Studi e ci sentiamo sempre. Allora, succede che un digossino va dal manager di Ketama e gli dice: dite a Borghetti di lasciar perdere determinate questioni perché rischia. Cioè, qua siamo proprio alla minaccia, siamo proprio all'intimidazione. Che è successo? Questo è detto da Borghetti, breve. Ok? Ci conferma in chat, corpo. Comunque è entrato, ha detto confermo tutto. Ok, bella, ecco, Ugo. Salutiamo anche Borghetti, grande, che ci ha cacciato ancora. Segrete tra di noi, cioè tutto questo è per infamare la Digos di merda, perché fa, esatto, cioè, per far capire il livello, perché cioè, è proprio un livello molto peggiore rispetto a quello che... È molto greve, ovviamente... dobbiamo dissociarsi per sicurezza, comunque, no, anche perché per quanto capiamo la situazione. Deve tranquillizzare il Chitano, visto che chi vi ha fatto parlare ha avuto dei problemi con la legge, tranquillizzate anche il Chitano a questo punto. No, perché? Ma guarda, domani può essere, domani può essere. Io noi, guarda, se questa intervista, addirittura siamo in un paese del genere dove anch'io per un'intervista rischio qualcosa, ci dobbiamo seriamente preoccupare e muoverci tutti, credo. Ma ci dobbiamo preoccupare, ma perché, vedi, c'è proprio una analisi proprio di tutto, che noi siamo proprio allo zenith proprio dell'anarchia del potere, dove ormai si sono convinti di poter fare tutto, capito? Siamo proprio a un livello altissimo, capisci? Quando mi piace parlare per metafore, sembro Gesù Cristo, però quando tu, cazzo, spari a un cristiano, è un esempio pesante, però se tu spari al cristiano, no? Che quello lì sta per morire, c'è un po' di spasmi, si muove, pare che è ancora vivo. E così il capitalismo e lo Stato borghese è lì morto per terra, allora tira fuori il peggio, perché sta morendo, è questo che dobbiamo... Svolto la P38 serve a dire questo, oh riga, sta morendo, è finita la storia del capitalismo, del lavoro salariato, delle 8 ore, delle morti sulla... È finita, basta, è finita questa stronzata qua. E quindi nel momento in cui è finita, succedono queste cose, gli abusi peggiori, ma lo si vede. Alla fine l'esempio lo si può fare anche con la Repubblica Sociale, no? Di Salò, che era stato il culmine delle violenze perpetrate dal nazifascismo. E noi siamo di nuovo un culmine e lo viviamo così. Però io vorrei fare un attimo un bagno di umiltà da un certo punto di vista e dire: riga, noi siamo artisti, scriviamo dei testi, c'è gente che milita in un altro modo, non voglio dire milita più di noi perché è una stronzata, però milita in un altro modo, ragazzi, queste cose se le vive ogni giorno, raga, non è uno scherzo, non è... c'è gente che non può vivere, c'è gente che c'ha daspi, che c'ha quello, capito? Non è con noi, sono anni dall'inizio della Repubblica, la Repubblica non è mai stata una Repubblica, è sempre stato uno Stato fantoccio che in realtà nascondeva il peggior fascismo borghese, diciamolo una buona volta, che se ne faccia una ragione Maria Fidamoro, se ne faccia una ragione se suo padre stringeva le mani ai mafiosi, e questo è fattuale, esatto. Ci sono i documenti. Posso fare una domanda proprio rispetto a questa cosa che hai appena detto, nel senso,
condivisibile magari analisi economiche, politiche, di tutto, però io non sono figlio di poliziotto, non sono neanche figlio di una vittima del, diciamo, del terrorismo rosso. Però se fossi uno di questi, ascoltassi appunto le vostre canzoni, dove più di una volta si dice no, sparo lo sbirro, eccetera, eccetera, potrei avere una certa reazione, magari mio padre è morto, no? Dentro, sparato da qualcuno, e io se magari vi incontro, vi dico regà, porco due, mi state sul cazzo perché mio padre è morto. Noi sicuramente non possiamo. Allora, il concetto è se tu, cioè, nel senso, io non è che piaccio a tutti, tu non piaci a tutti, cioè stiamo un po' sul cazzo a tutti, e a tutti stiamo sul cazzo, cioè, capito? È tutta una questione, buttarla sul personale, nel senso, io capisco il fatto che si siano presi a male, io capisco. Tendenzialmente, anche siccome io non sono tipo un mostro, visto che dico, posso dire delle cose mostruose, ma sempre calate nel contesto artistico e calate appunto nel contesto proprio di sfogo e di rabbia che ho, ma comunque non sono un mostro. Io posso capire il fatto che si siano risentiti, il fatto che abbiano rilasciato delle dichiarazioni tipo, ah, sono disgustato, ma uno tipo consapevole del fatto, posponiamo il fatto, e che poi tu dici, ah, sono dei ragazzini, non capiscono un cazzo, bla bla bla. Tu, uno, cosa fai? Cosa fai? Pensi che, capito, denunciarmi per mandarmi al tribunale, per provarmi a risucchiare, capito, tutti i soldi di uno stipendio che non ho, capito, sia la soluzione per tutto questo? Uno. Due, ma a me, sinceramente, obiettivamente, proprio onesto, 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 a me, proprio. A me che cazzo, cioè, proprio sono passati 50 anni. A me cosa mi interessa effettivamente se loro sono morti? Li ho ammazzati io. Ai cristiani gli interessa che è morto mio nonno una settimana fa, capito? Se io vengo, vado da uno sconosciuto e dico, mio padre è morto, l'hanno ammazzato, gli hanno sparato, eccetera, eccetera, gliene fotte qualcosa alle persone. Cioè, siamo coerenti su questo fatto qui. Il nostro non è un attacco sulle persone, ok? Noi non ce ne frega un cazzo, capito, di Aldo Moro, di Biagi, di questo, di quello, capito? Nel concreto non ce ne fotte un cazzo. Anche la questione di Stalin, cioè obiettivamente, quando poi mi fanno i discorsi, ah vabbè, capito, questi qua sono stalinisti, eccetera, eccetera, ma ancora seriamente tipo dobbiamo continuare a parlare del fatto di Stalin che è morto 80 anni fa, porco di Dio? Non ci rendiamo conto del fatto che stiamo Purtroppo, purtroppo. tutti questi temi qua semplicemente per riproporre una determinata idea forte di lotta e di quello che è stato poi il comunismo anche in Italia? Questo è il punto di domanda che noi dobbiamo farci. Perché a me, sinceramente, dei loro genitori che sono morti, l'ho detto pure in una canzone rassegna stampa, a me non me ne Marco fa un Cuno cazzo, gangster ma minore 3, proprio, ma proprio Marco che, non Cuno me, che gangster sono minore 3, contento, io non Marco ero manco Cuno nato gangster quando li hanno minore 3, ammazzati, a me non Marco me ne Cuno fotte un cazzo gangster. di loro, capito? Quindi, Ma Ah. soprattutto, soprattutto sai che, sapete che cos'è? Quello che a me. Ti facessero delle domande, più che altro, se sono davvero così sensibili, ti facessero delle domande su quali sono le ragioni del perché appunto Aldo Moro è stato lasciato ammazzare. Facciamoci delle domande su perché Marco Biagi non avesse una scorta dopo che la richiedeva da tanto tempo, invece di venire a rompere il cazzo a me perché faccio delle canzoni e ho 20 anni, porco Ma Dio. soprattutto, Una soprattutto, soprattutto, storia molto scusatemi, ma strana, in io. effetti. Perdonatemi, ma io sono un pochettino meno aperto su queste cose, quindi dico non cedo, io non cedo alla pietà che la borghesia di Stato vuole scatenare in me, io non cedo a Maria Fida Moro che muove il proprio padre come uno scudo per proteggersi dallo schifo che lo Stato ha fatto, io non mi commuovo davanti ad Aldo Moro per tanti motivi, posso, siamo in democrazia, posso. In secondo luogo, tutto sta, come disse qualcun altro che non mi va di citare, ma lo sappiamo tutti, tutto sta nei ruoli che sono stati assunti. Io faccio l'artista, come disse un grande poeta, che vuoi che ti dica? Se vuoi te posso cantare una canzone. Questo è il fatto. Però io davanti, davvero, ma Sì, davanti a Mario Maria Monti mi sembra Moro, che era intervistatore, ma sì. davanti a Maria Moro che scuote il proprio padre con solennità come uno Però la mia scudo domanda per però era un po' più, proteggere. e in parte mi avete risposto, però non ho fatto finta di essere figlio di Moro, eccetera. Proprio se mio padre fosse uno sbirro, quella era più, nel Ha senso, risposto comunque. era più. Sì, ma avete risposto, però era più incentrato a quello, perché immagino che lì proprio sul personale ci stanno nomi e Sì, ma cognomi. sul fatto personale Ma che tu ci puoi pure rimanere se tuo male, il padre fatto è che non me puoi far restare.
Ma io è quella la situazione che stanno vivendo. No, il fatto è questo, ma personale, aspetta, scusa. Io non abbiamo mai nominato il padre di D'Alfonso e manco conoscevamo, punto, visto che... Ma infatti... Non abbiamo mai nominato Marco Biaggi. Abbiamo nominato la Renault in generale, cioè abbiamo nominato, hai capito? Proprio la gente che abbiamo nominato è Bruno e soprattutto, scusatemi un attimo, in quello scontro, scusatemi, ma in quello scontro è morta un'altra persona che viene trattata da schifo e viene sputato sul suo cadavere, che era Maracagol. Quindi, per favore, la compagna di corso, su via. No, però esatto, però siccome era Maracagol, da una brigatista e non morto la è per favore è morta anche una donna brillante, intelligente, che comunque sapeva bene su che pavimento si muoveva, a differenza di molti altri che non sanno neanche se hanno le scarpe o no al mattino. Esatto. Per favore, poi le cose devono essere legate nell'attualità, e qua concludo sempre per rispondere alla domanda, visto che noi non contiamo un cazzo, non abbiamo nessun potere sociale, siamo degli artisti, non abbiamo potere, caliamo le cose più nella realtà. Capito? Quando politici dicevano Cucchi se l'è meritato, chi si droga se lo merita di fare quella fine, oppure tipo quello che hanno fatto alla Diaz, tutte queste cose qua, però i facinorosi un po' se le sono cercate. Ecco, parliamo di Giuliani, eccetera, eccetera. Queste cose sono cose molto più recenti. Perché non è istigazione alla violenza pure quella, in effetti, di un politico che dice che hanno fatto bene a ammazzarlo de botte. La morte di questi cristiani, molto peggio, avendo un potere soprattutto, hanno studiato molto peggio, coprendosi alle spalle a vicenda gli sbirri, eccetera, eccetera. Cioè, a me non potendo neanche essere indagati per quello che hanno fatto, poi. Come? Non potendo neanche essere indagati per quello schifo che hanno fatto. Cioè, capito? Parliamo. Ma non solo di questo, ma parliamo di P2, di Gladio, di operazioni Stay Behind, come cazzo si dice, parliamo di tutto, no? Non se ne parla. Parliamo davvero del fatto che la Prima Repubblica è una cazzo... No, ma esatto, parliamo del fatto che... Sul personale, secondo me, è controproducente, perché si possono fare tantissimi controesempi su persone che hanno potere, su esempi molto più recenti soprattutto, molto più recenti. Poi il fatto che noi odiamo la polizia, su questo non c'è dubbio, sul fatto che poi anche il genere trap sulla polizia proprio ti dice di tutto praticamente, quindi si può anche... Se vogliamo calare il discorso proprio sul lato prettamente artistico, vedilo come vuoi, da un lato o dall'altro, ma comunque, ripeto, a noi sulle questioni personalistiche non ci interessa. Se ci vogliono insultare, offendere sul personalistico, a me va benissimo. Il fatto che vadano lì, facciano le interviste, loro, paradossalmente, i familiari delle vittime, per quanto mi stia sul cazzo, sono gli unici giustificati a parlare. Ma non ho capito i politici, Alemanno, La Russa. Alemanno e La Russa, lo sappiamo dove cazzo stavano negli anni 70 o no? Da che parte stavano sti infami di merda? Quindi facciamoci ste domande qua, piuttosto che venire a rompere il cazzo a me. Ma la mia ovviamente era una domanda, diciamo... C'è gente dei NAR sì, che sta in politica. È una domanda assolutamente giusta. Sì, nel senso, non viene da me, è una domanda che mi è calata dall'alto, diciamo, è proprio una domanda che andava fatta, io poi ovviamente... Sono d'accordo, ma infatti chiariamo una cosa, che non è nostro dovere piangere morti che non ci appartengono. Chiariamo questo, non sono morti che ci appartengono, non li conoscevamo, noi siamo... un mezzo violento artistico della storia o della rivoluzione, per essere ancora più megalomani, diventiamo ancora proprio megalomani, siamo un mezzo della rivoluzione, però a livello di scritti siamo artisti, siamo un po' giullari di corte, ci piace prendere per il culo a noi, e vorrei concludere con questa cosa, se volevamo vivere di carità e di pietà andavamo in seminario oppure ci iscrivevamo a Più Europa, no? Che loro sono molto con le libertà individuali, soprattutto sono molto caritative, e lo dico da anarchista. Ma sfocia anche un po' nella satira per certi versi, e comunque attacca i potenti. Ma sì, però questo credere che io debba dispiacermi di un nemico di classe come Eraldo, perché era un nemico di classe, mi dispiace, non è che vado a sparare la gente, ma non mi dispiace. Se ne faccia una ragione Maria Fidamoro, che tanto si mette lì a correre in questura, me la immagino tutta sudata con questo caldo, se ne faccio una ragione, davvero, non abbiamo nulla da dirgli. Se vogliamo incontrarci per un caffè si può parlare, magari ha qualcosa da insegnarci, però magari siamo a noi a insegnare qualcosa a lei, chi lo sa. Magari un incontro. Siamo sempre aperti al confronto. E per chiudere le domande, diciamo, politiche, poi passiamo alla musica. Visto che comunque anche nei testi avevo letto varie rimandi comunque ai compagni che vengono arrestati
il rischio, insomma, visto quello che sta succedendo, c'è. Avete paura di un'ipotetica condanna di sorveglianza speciale, come è successo a personaggi come Eddie Marcucci, o come magari in Spagna, no, che è stato arrestato addirittura Pablo Hasél perché aveva attaccato io i monarchi? Cioè, pensato, io no, la paura, io cioè... non ho nessuna paura. Cioè, nel senso, paura che accada o paura personale a prescindere? Cioè, nel senso, paura personale a prescindere, io come dico sempre, avere gli sbirri alle calcagna e comunque il rischio di una condanna è sempre una merdata. E comunque causa sofferenza, può essere medaglia, da un lato una medaglia perché vuol dire che hai solleticato, che hai solleticato qualcosa, però comunque, cioè, nel senso, non è che se vinci la repressione vuol dire che sei incisivo, cioè, nel senso, possiamo dimostrare di essere molto più incisivi. Poi paura sul fatto che veniamo effettivamente condannati a sorveglianza speciale, guarda, io al momento no, ma perché, nel senso, credo nella benevolenza del mio gesto, nella bontà, nella nostra bontà ideologica e artistica. Poi è chiaro, tenendo in considerazione come sta andando, il dubbio diviene, ma al momento no. Cambiata in qualche modo la vostra vita dopo questi, diciamo, questi contatti ravvicinati con le forze dell'ordine? Beh, sì, certo. Voglia. Io non ho paura perché davvero è quello, cioè è un po' come dire che arriva un killer che ti vuole ammazzare, tu che fai, scappi? E no, non scappo, io vuole che scappo, lo Stato vuole che si abbia paura. Io non ho paura, possono venire anche adesso, gli faccio un caffè volentieri, non mi interessa. Cioè, il discorso sai qual è? Che la paura è umana, la paura che ti entrino in casa c'è ovviamente. Però sai che è così patetico lo Stato, è così fantoccio, così macchietta, che alla fine dopo un po' dice vabbè, ma tanto, capito, sono un artista, faccio l'artista, sono lì, posso fare quello che voglio, capito? Avrei più paura se avessi ammazzato qualcuno, perché allora a casa dice omicidio, tirano più anni, però non ho ammazzato nessuno, che paura devo avere? Perché non ho ammazzato. Alla fine la nostra risposta è stata, quando abbiamo fatto il finto scioglimento, sì, paura ce l'abbiamo, perché comunque ribadisco, cioè magari, ok, Astore ha detto che lui proprio al 100% vive, si toglie i panni, è sempre Astore, eccetera, però calcoliamo che comunque vi è un'esasperazione del personaggio, cioè nel senso, non è che bisogna stare qua a spiegarlo, porco Dio, non sono nel muro di Berlino, cioè che sparo dall'alto al pentino, però la nostra risposta è stata, ok, alla fine a noi ci pesa, dei problemi ce li crea, però noi crediamo nella bontà delle nostre tesi, nel fatto che comunque non facciamo parte di nessun gruppo armato, di nessun gruppo eversivo, clandestino, eccetera, eccetera, e quindi abbiamo rilanciato, tirando fuori un altro pezzo e dicendo che noi continueremo a suonare, continueremo fin quando appunto i tizi non vengono convocati puntualmente in questura e si cagano in mano, quindi noi continueremo sempre da quel punto di vista là, quindi la paura alla fine, come dire, in un gruppo quando poi ti sei assunto queste responsabilità rimane un fatto personale che analizziamo personalmente come individui tra di noi quando ne parliamo, ma poi come gruppo siamo coesi sul fatto che dobbiamo continuare. Young Stalin, Dimitri, Astore e Pentola continueranno a sfornare pezzi, su questo non abbiamo dubbi. Hai capito? Se ci fosse qualche dubbio, noi ci vogliamo bene, ci amiamo, non ci hanno ci amiamo più di prima, noi siamo come si dice, un blocco unico. Cioè, come dire, se la Digos pensa che ci ha divisi, adesso iniziamo a litigare, ma mai, noi con questa faccenda siamo stretti ancora di più l'uno con l'altro, con i fan, con la gente che viene, cioè ci siamo amati di più, hanno seminato un amore tra di noi, capito? Quando uno, perché cosa pensi, che non ci sono stati i crolli? Ma cosa pensi? Io ho sclerato, Stalin ha sclerato, Dimitri pure, e Pentotal, ma nei momenti peggiori siamo detti, oh fratello mio, che è una cosa molto cattolica, compagno, che succede? Ma vi t'abbraccio, ci vogliamo bene, non ci hanno divisi,
Questo vorrei dirlo alla signora Mariamo, oggi ce l'ho troppo con la figlia di Moro che non c'entra un cazzo, davvero, scusate. Direi, passiamo alla musica adesso, dai, un po' come quando al TG dicono tutte notizie brutte e adesso lo sport. È meglio perché oggi becco una querela, oggi so. Vabbè, oggi una in più, una in meno. Dai. No, ma oggi davvero è una giornataccia, ragazzi, davvero una brutta... ho visto un po' una storia che c'era un po' di nervosismo, ho notato. C'è allora. Oggi è un pessimo giornata. Che è successo? Vai, dai. No, è un po' spaccato casa. Ah. Un attimo di nervosismo. Ci sta, il caldo. Allora, ho ascoltato i vostri testi e ho notato parecchi rimandi ad alcuni gruppi a cui sono molto legato, comunque. CCCP, Fedeli alla Linea e, volendo, forse anche Offlaga di Scopax. E mentre riflettevo appunto su questa cosa mi è venuto un pensiero, nel senso, la differenza tra il loro comunque parlare di socialismo era molto legato però a un determinato periodo, ovvero Ferretti cantava quando il muro stava per cadere e tutto stava per cambiare, e gli Offlaga di Scopax ancora dopo, diciamo agli inizi degli anni 2000, diciamo, appunto, ne parlava con nostalgia, no? Con una sorta di nostalgia, di qualcosa che non c'era più, di qualcosa che è stato. Mentre voi, la differenza è che è come se ne riparlaste in maniera attuale. Io non so se era voluto, ma c'è un pezzo degli Offlaga dove dicono ci hanno davvero preso tutto, mentre voi in un vostro pezzo a un certo punto dite volevi sognare ma stai a 0 euro, prenditi tutto quello che ti hanno preso. E ho fatto questo pensiero, mi sembra proprio un prendere quella frase e ribaltarla non più al passato ma al futuro. Quindi la mia domanda, e chiudo, è quanto comunque sono stati di ispirazione questi due gruppi, che tra l'altro sono anche delle vostre parti più o meno a livello geografico, o se ce ne stanno pure altri, se c'è qualcosa che qualcuno che vi ha ispirato. Dalle mie parti proprio no, proprio dalle mie parti, sì, lo so. Più di Young Stalin, di Young Stalin, a te ti abbiamo più o meno capito da dove vieni con quell'accento, stai attento, eh. Sì, ma è da Digos lui, vinge, ma... Ma sì, ma potete venire, vi faccio il caffè, non c'ho nulla da prendere. Guarda che venimo, sta attento, si accollamo, stiamo là. Ma non c'ho niente, guarda, potete prendermi tutto, tanto le cose ce l'ho in testa, cosa fate? Vi fate un elettroshock al massimo, non è impossibile. Non puoi rubare le idee, come fai a rubare le idee? Come fai? Non puoi, non puoi. Attento che ci prova. Allora, sugli Offlaga è più legato Pento, dalle che non c'è, ne sono sicuro perché ne abbiamo già parlato. Sui CCCP io sono, cioè per me sono il miglior gruppo musicale italiano. Seguo anch'io. Proprio per me, quindi sì, assolutamente, come meccanismo di ispirazione. Cioè, senz'altro, quello che dici tu, sono molto d'accordo. Per esempio, privato, appunto, diciamo, noi parliamo comunque di fronte a delle macerie, ma proprio delle macerie di cui proprio anche l'ombra di quello che c'era è completamente scomparso e rivisitato. Quindi alla fine, nel momento in cui noi facciamo, diciamo, abbiamo creato questo progetto, era sempre l'idea di creare, per così dire, degli slanci ideologici e di far capire che comunque, diciamo, l'idea del comunismo non era un qualcosa, appunto, che appartiene solamente a persone di 40, 50, 60 anni, ma è un qualcosa di giovane, di fresco, e che soprattutto può essere riattualizzato in una prospettiva comunque longitudinale, quindi in modo prospettico, appunto. Bello, quindi, giovane e fresco. Beh, del resto è un'ideologia, non è un partito politico, è un'ideologia comunque che è difficilmente nata, muore, insomma. Che è nata un bel po' di anni dopo il capitalismo, poi in pochi lo sanno. 20 anni comunque di berlusconismo hanno fatto sì che la parola comunista sia vista come un'offesa. Solo adesso, negli ultimi 3-4 anni, diciamo, sto vedendo, chiaramente siamo indietrissimi, però sto vedendo che comunque, diciamo, quell'orgoglio là di rivendicare quella parte lì non viene più visto con quel sospetto, con quella boria, ancora i comunisti. Abbiamo vissuto un periodo quasi di maccartismo berlusconiano. Sì, esatto, diciamo, quella cosa lì, comunque, nel momento in cui ormai il precariato è diventato proprio una realtà proprio trasversale tra tutti, cioè lo vediamo banalmente, capito, leggendo gli imprenditori che frignano per il reddito di cittadinanza, è proprio per cose molecolari, non è bisogna fare tipo i massimi sistemi, ecco. Cioè, comunque sta ritornando un pochino quell'idea lì che effettivamente tutti
diritti sociali non sono, non si stanno evaporando piano piano, ma proprio sono completamente scomparsi e appartengono proprio quasi a un periodo storico. L'altra volta mi capitava di vedere così a cazzo Luttazzi, non so se poi... Ah, sì. Sì, grande Luttazzi, grande Luttazzi. Al Cameron parlava appunto del precariato, la flessibilità la stanno introducendo, parliamo del 2007, quindi 15 anni fa. Invece le generazioni a cui ci rivolgiamo noi, di cui anche noi facciamo parte, pur essendo un pelo più grande, noi ci rivolgiamo agli adolescenti, invece sono cresciuti proprio completamente con proprio l'assenza di una qualsiasi prospettiva del futuro. Infatti la scuola, l'alternanza scuola-lavoro ne è un esempio, il precariato ne è un esempio, il fatto che ormai il, anche semplicemente proprio l'investire sulle proprie passioni, che non siano, come dire, soggette alla capitalizzazione, è un qualcosa di ormai proprio generalizzato, cioè non è che appartiene, diciamo, a quelli da là, no, fai l'ingegnere come poteva essere 30-40 anni fa, ma all'interno di un mercato del lavoro un pochino più florido. No, proprio noi siamo proprio nel nulla più assoluto. Sì, non abbiamo prospettive, esatto. Ne parlavo ieri con dei quarantenni che dicevano: ma tu come fai? Io non guardo davanti a me, ma non è che posso, cioè non è che vedo qualcosa. Vedo l'acqua che manca, vedo, diciamo, la guerra nucleare, cioè, le nuove generazioni. Faccio fatica a pensare al futuro, insomma, e quindi stanno un po' il periodo, quelli che hanno vissuto nel boom economico. Ed è tutto le guardie, quindi appunto il esatto, è proprio, ormai siamo proprio in una stasi, in una stagnazione gigante, peggio delle acque del Po adesso, e quindi sì, noi effettivamente siamo legati al futuro. Il punto è che come potevamo riportare in auge quei discorsi là, inevitabilmente ricollegandoci a delle simbologie del passato, perché nel presente comunque le abbiamo utilizzate. La Corea del Nord fa parte del nostro immaginario, la gente si è triggerata pure per questo e continuerà a triggerarvi per questo. E comunque utilizzeremo, vorrei dire una cosa importante, scusate, una cosa importante, l'ho detto prima. Tutti i risultati di questo, cioè della scuola lavoro, le cose, lo potete trovare nel piano di rinascita democratica di Licio Gelli, potete andare a leggerlo, lo so, è vero, no, lo sto ripetendo prima, ma se andate a leggerlo, esattamente la lista della come spesa, sì. Però al di là di questo, sapete che cos'è? Che questo essere nemici, noi siamo nemici, noi stiamo sul cazzo a tutti oggettivamente, davvero, non ci sono, stiamo sul cazzo ai compagni, stiamo sul cazzo alla mafia, stiamo sul cazzo anche alla mafia, ormai stiamo sul cazzo anche alla mafia, che è anche la Digos, perché sono amici, sto scherzando ovviamente, no, però al di là di questo, sai cosa mi ricorda questo? Mi ricorda Disciplinata, che loro stavano sul cazzo a tutti. Loro hanno fatto un album urlando, che poi loro hanno delle opinioni reazionarie. Io ho visto alcune loro interviste e non mi trovo per niente d'accordo con quello che dicono. Però a volte mi sento come loro, che stiamo sul cazzo a tutti. Parlando di cinema, anche Elio Pedri. Che il rap... Cioè, facciamo quel tipo di musica che è la trap, la trap in rap, che sta sul cazzo ai vecchi, però diciamo delle cose che stanno sul cazzo ai giovani. Diciamo, secondo me un pochino si è creata un po' una frattura col fatto che abbiamo utilizzato la trap prendendo dei temi comuni, esatto, all'interno però di un ambiente che è quello compagno, in cui tipicamente funziona per trasmissione di informazione, è sempre funzionato così, e infatti i movimenti sono tutti erosi e la gente che milita è sempre di meno. E quindi praticamente a un certo punto siamo diventati così famosi e così impossibili da ignorare, che a un certo punto anche quelli, diciamo, più grandi, compagni di 30-35 anni, hanno dovuto fare i conti e hanno detto: oh, ma porco Dio, c'è un ragazzino di 15 anni che si ascolta questi qua, a me questi qua mi stanno sul cazzo perché parlano di cocaina. esatto. Capito? Usano la trap, ma io non ascoltavo il punk, mi stanno sul cazzo, però io ci devo fare i conti. Ecco, la vittoria all'interno del movimento è stata quella, appunto, che a un certo punto tutti hanno dovuto fare i conti con noi. Pure Not, perché poi, esatto, di noi, cioè non ci saremmo mai aspettati, proprio Dio, che Not nelle edizioni pubbliche. Tra l'altro articolo bellissimo. Si ricollega a un commento che ho letto ieri in chat, che mi scrivono sempre parlando di voi. Un ragazzo diceva: questi secondo me non piacciono, cioè stanno sul cazzo sia ai trapper di destra, che poi non ho ben capito quali fossero, perché tutti quelli tutti che non sono di sinistra, credo. Diceva, però poi no, più di tutto diceva: e stanno sul cazzo pure i trapper di sinistra. E più di tutto quelli, dico: ma quali sono i trapper di sinistra alla fine? Mo non so se so io che sono ignorante, però poi con la chat siamo resi conto che alla fine non ce ne ma sono. Sai che cosa? Che quando, allora,
Aspetta, quando... Però sai cosa ti dico? Che quando Massimo Pericolo diceva sbocco alla festa dell'Unita, un po' c'era, capito? Lì ho detto, cazzo, però dice sbocco, non è che dice... dice una cosa che un po' ricalca, sbocco alla festa delle nostre, ubriaco di vino, ascoltando... poi si è perso anche lui, capito? Però c'erano dei trap e rapper che erano un pochettino così, ma anche nell'ultimo periodo poi si sono persi, perché cosa succede? Che tu accedi, c'è l'ascensore sociale, accedi, ti fai i soldi per te ne sbatti il cazzo, capito? Devi soffrire, capito? No, ci scrivono Fedez e J-Ax come trapper di sinistra. Ah, voglio... No, vabbè, ragazzi, no, adesso non lo so, per me, capito, di sinistra, cioè di destra è più, cioè secondo me la divisione è un pochino più per il modo in cui porti determinati temi, cioè immagino che esatto, di destra sia proprio quella non manco nemmeno più sessista, o è più una visione globale, diciamo che l'essere un po' pure apolitici. Pensa che figo un pezzo trap dove tipo dici che vai a menare i sindacalisti. Ma possiamo immaginare tipo un pezzo trap di destra? Noi ci eravamo immaginati un pezzo trap della P2. No, pensa che figata, facciamo. Che vogliono censurare tutto, mettere. Fate un side project dove sotto altri falsi nomi fate un gruppo di destra. Sarebbe figo. Attenzione a non censurare, perché anche noi siamo contro la libertà di stampa, noi siamo contro, comunque, cioè proprio contro questa cosa che si possono dire tutte le cose che si vogliono, siamo proprio contro questa cosa. Quindi almeno cominciamo a dire solo quello che vogliamo noi. Esatto, noi e basta, basta. No, sarebbe quasi perfetta per chiudere questa. Ah, okay. Però no, vai, c'è un'altra domanda, Claudio. Sì, no, veloce in realtà, non li conosco. No, io gli ho detto un'ora per non... Però se c'hanno ancora tempo, anche di più, Ma tanto non c'hanno niente da fare, che stanno a fare? Stanno dentro casa. Che sta a dire? Devo andare a ricomprarmi la birra. Esatto, cioè queste cose fanno i comunisti, poi se escono beccano le guardie, tutte cose brutte. No, ma che guardie, che guardie? Io sono in guerra col mio sindaco, col loro sindaco da anni. Con loro, sì, sindaco, con loro sindaco, sono in guerra da anni, appoggio pure, mi sto distaccata dalla società ormai. C'è una canzone sindaco di Godzilla, no, le tre bambine coi baffi, a questo punto che dopo potremmo... No, ma io davvero me ne sbatto il cazzo, perché sono arrivato a un punto di marginalità e di essere un outsider, che proprio non sono proprio fuori da ogni concetto di vita umana, cioè proprio... Quindi me ne sbatto il cazzo, totalmente. Infatti, dire che comunque potremmo la vorrei porre anche così, visto. Non ti sei sentito bene, Stalin? Se vogliamo dire un po' cosa può essere rap di sinistra, però il concetto è che se tipo un rapper che comunque rappa, parla comunque delle tematiche sue, di odio per la vita, per lo Stato, volesse poi fare un featuring con noi, automaticamente sa effettivamente che tipologia di discorso noi facciamo, e quindi automaticamente rimane racchiuso all'interno di quell'immaginario più spostato a sinistra. Chi parla di cose appunto magari filo mafiose eccetera eccetera, oppure ci smerda, però smerdato, sì, non è successo effettivamente. Cioè, in quel caso, per esempio, noi un pochino come bussola in questo ambito. Per esempio, non vorrei dire una cosa pesante, perdono, marra che siamo più massimo pericolo il buon Ugo, ecco, cioè, secondo non vorrei me, dire per come io l'intervento cioè... Ugo è... no, però Marra e Massimo io non li conosco, però secondo me per quello che loro dicono rientrano più di sinistra, se vogliamo, La domanda... cioè nel senso vai, io volevo chiedere a Nico, Pandetta dove prende i soldi, però vorrei che magari poi mi sparano. Vabbè, andiamo avanti. Sì, dai, no, di Nico Pandetta, poi avevamo anche una curiosità da dirvi, che lui comunque continuerà i suoi concerti a 23 euro a biglietto. Abbiamo visto 23 euro. Avevamo visto, eppure lui comunque, diciamo, i testi sono abbastanza grevi. Ci chiedevamo se mai qualcuno fosse andato ad indagare o a rompere le scatole agli organizzatori. Visto sui comunque... sui soldi che prende, ma lui è... Ma lui l'ha avuto, lui è un po' anche un po' il mio termometro per quanto riguarda la causa legale, perché lui è uno dei pochi che ha avuto un'accusa, cioè lui è stato indagato per istigazione a delinquere. Ah, okay. Ah, lui, non lo sapevamo. Ah, ok.
Non perché allora, dovevamo saperlo in realtà. Io spero di tutto, sapevo l'unica cosa è che c'aveva un parente che dicevano che era vicino a... Io ho conosciuto oggi, ho fatto oggi un video. Ma diciamolo chiaro e tondo, che Nico Pandetta è affiliato. No, vabbè, c'è un'affiliazione. Però lui è affiliato, lui secondo me... Sinceramente, non è partner. Io non voglio che Nico Pandetta venga indagato per quello che dice. No, Nico Pandetta. No, ma alla fine è quello il fatto. Basta che sia uguale. Vorrei che venga indagato per quello che fa. No, sto scherzando. Allora, essere indagati... A me non godo se i fasci hanno un processo, io godo se vengono pestati. A me, tipo, sinceramente... i fasci... Quando noi facciamo il discorso quello là... Tipo, a noi ci rompono il cazzo, gli altri no. Perché adesso voglio che qualcun altro coglione gli vada a frignare sui giornali, andate a denunciarli. No, io non voglio quello. Cioè, no, nel senso, certo. No, anche perché quella è la classica dinamica che si instaura molto italiana. È allora loro, e pure lui. No, esatto. No, cioè, adesso ti dico chiaro e tondo come la penso io. Nel senso che io non auguro di finire in carcere queste stronzate qua, ma ci sono dei soggetti collusi con lo Stato che fanno parte di alte logge della massoneria, soprattutto in Calabria succede questa cosa, vi invito a leggere anche degli articoli che ci sono su gente che mi sta sul cazzo perché sono magistrati, sono collusi anche loro, però ne scrivono. E quindi quando si tratta di soggetti collusi, affiliati, di gente che fa il bene del grande sistema capitalistico anche attraverso la mafia, io non propongo il carcere, propongo una cosa che inizia con la G, che era molto in voga tanto tempo fa. In Francia. Tutto qua sono... Esatto. No, non così la dica. Si chiama è Gulag. È un dolce. Si chiama Gulag. Scusa. Si chiama Gulag. Ricordiamo che il Gulag era un sistema... A parte che Gulag vuol dire tutto il sistema carcerario. Era un sistema carcerario inventato dallo zar, poi riformato da Stalin. E basta, questo già è. Sì, ma guarda, noi abbiamo fatto delle live anche con Parliamo di Mafia, non so se li conoscete, comunque hanno una pagina Instagram e parlano di mafia, e anche se vi va di tornare per parlare soltanto di quell'argomento è interessante, comunque abbiamo parlato spesso di teorie, non solo, di spionaggio, logge massoniche, P2, strategia della tensione, Gladio, si è parlato un po' di tutto, quindi... Ma basta, ma per report ma guarda, reportaggi interessanti sulla mafia, e poi il cazzo di programma di merda che ci ha sbattuti comparandoci, capito, a gruppi che parlano, che hanno tipo mafiosi nei video e che hanno, i cui rapper appunto fanno parte di famiglie mafiose, ecco. Capito? Questo qui per insultare report di merda, vaffanculo. Ah, pure su report ne hanno parlato. Ma Stalin, ma insomma, non devo fare i nomi e poi mi... Insomma, ma stanno sul disco già i nomi, non avete fatto nomi nuovi, allora, credo. No, salutiamo i registi di Report, che nonostante essere dei giornalisti filo governativi, filo statali, fanno comunque il loro lavoro, però sono filo governativi. Questo è fattuale. Ci provano, dai, almeno loro, diciamo, sono gli unici un po'. Perché la gente lavora in televisione. No, non è vero, perché poi ci mettono allo stesso livello di Pandetta, di questo cristiano qua che ha poco di cristiano, e ci giriamo di coglioni, perché non è vero, perché noi non siamo quella roba là, noi non siamo mafia, cioè davvero stiamo attenti. È abbastanza chiaro, basta ascoltare una canzone, penso. Ma se nei giornali dicono così, la gente quello sente. Ma i giornali copia e incollano robe da altri siti e scrivono i pezzi, e mica li ascoltano le cose. Ma questo è vergognoso, ma il discorso è questo, che poi la cosa dei giornali, dei media, cioè del controllo, sai dove stava scritto? Sempre su quella lista, immagino. Esatto, ed è anche quella... L'abbiamo letta, la conosciamo. Parliamo di musica. Sì, ma infatti, se no ci incazziamo, davvero. Però l'ultima cosa che volevo... L'ultima cosa che volevo dirvi è che hanno fatto a Report questa cosa qua di tre video messi assieme di tre artisti trap controversi, tra virgolette, e noi eravamo accomunati a dei soggetti che sono affiliati con la mafia e con la 'ndrangheta. Questo non ci sta bene. Questo ci mancava, sì, perché mi sono visto un po' gli ultimi eventi e non la sapevo questa di Report. Qua su YouTube di Report, si chiama proprio la trappola del servizio, e vedi tutto il servizio intero e vedi che merdata è. Beh, greve, comunque si fa, è una diffamazione, perché per quanto poi uno dice spariamo a zero, tanto so dei criminali, io ho letto delle cose su di voi nei commenti terrificanti, tipo riapriamo la Sinara, questi in carcere subito, ma te sto a parlare del buona parte. Beh, ma i commenti che si trovano sui social, sotto gente che ha condiviso, ma pure sotto i canali vostri, molti
dicevano cose di sto genere. Sì, sì, sì. C'è un mi po' di aria alla bocca. Poi. Di alcuni abbiamo fatto pure di musica. Sono... Parliamo di arte, di musica. Allora. Volevo anche parlare un po' di femminismo e comunque ancora di trap. Abbiamo tempo. Ah, aspetta, c'è una domanda infatti sul femminismo. A proposito delle varie, diciamo, frasi un po' dure, ma su Marco Crepaldi, che io lo conosco, che magari sicuramente, poi non so se in certi versi è stato attaccato dal femminismo perché magari ha, si è espresso in maniera forse un po' radicale dalla parte opposta. Io so marginalmente chi è questo. Volevo inizio. Sapere, era una, comunque rientra sempre nella battuta. Insomma, gli posso scrivere che è tutto a posto a Marco. Se fosse, o se ci volete pure parlare un giorno, come scrivere a chi? A Marco Crepaldi. Ma lui è una persona da. Ma lui dovrebbero altre persone o comunque gli dovrebbe succedere qualcosa di brutto, io spero, non lo farò io, ma spero gli succeda qualcosa di vogliamo brutto. Vogliamo dirgli dove abita? Roba dici dei pianoforti che cascano dall'alto. Lui, allora, Marco Crepaldi, adesso Marco Crepaldi è rappresentante in un movimento chiamato Men Right Activist che inizialmente negli anni 70 è nato come movimento reale. È nato come movimento reale, tra parentesi, sto scherzando, riga, se non fate nulla Marco Crepaldi, a parte questo. Okay. È nato, ma non lo sapevo, come movimento, greve, è nato come movimento reale di rivendicazione dei, tra virgolette, diritti maschili, ma che significava diritti maschili nel senso il diritto di andare in analisi, il diritto di liberarsi e tutte quelle dinamiche patriarcali tossiche che ci danno. Questo i primi 2-3 anni. Ma neanche. Poi è diventato un movimento antifemminista, violento, ok, dal cui ne sono nati vari insel. Marco Crepaldi è il portavoce di questo tipo di movimento che fa male non solo al femminismo, perché il femminismo però, lo intacchi così. Io capo di un gruppo femminista grande. Violento non mi risulta, mo, addirittura. Cioè. No, antifemminista. Violento nel senso, dici, Marco comunque nei messaggi. Non fisicamente. Ma violento può essere anche verbalmente, perché se io dico per esempio il femminismo è la rovina delle donne, sono già violento. Io devo dire, ho pure discusso su questa cosa, che lui c'ha una visione molto filo repubblicana, diciamo, anche seguendo se mi permetti, lui è un coglione patentato che sa che dice però cazzate, posso le dice perché gli piace dirle. Mo non la sapevo questa, magari mi informerò e posso dire che comunque riparlandoci negli anni ha cambiato un po' idea. Sei fidanzato? Sei anche fidanzato? Vedi come non so se è collegato. Ma il fatto è questo. Però sinceramente questo mi sembra un po'. Io non so chi sia onestamente, ma magari è davvero affondato un gruppo, è davvero magari, fa parte di un gruppo che si chiama. No, aspettate, stiamo fraintendendo. No. Formato un gruppo, ho detto che i men right activist mi sono sbagliato. Sì, ma già che fai parte fondato uguale, non ne farei mai parte. Sono un movimento che è nato con delle buone intenzioni, anche sicuramente, ma dopo 2-3 anni è diventato antifemminista. Ok. Il discorso è che Marco Crepaldi, poi adesso magari ha cambiato idea, non lo so, della sua redenzione non mi importa niente. Però al di là di questo. Quando noi facciamo un discorso di diritti degli uomini, parliamo del diritto di andare in terapia, di liberarsi delle dinamiche patriarcali tossiche, allora parliamo realmente di uomini, parliamo realmente del problema della virilità tossica, che ormai non si usa più tossica perché è un termine comunque è tossico a sua volta, e questo vedi, è molto divertente, però parliamo dei danni che una persona come Crepaldi, come i Men Right Activist hanno fatto davvero agli uomini che sono corsi dietro a queste cazzate, perché se vogliamo parlare di uomini, di problematiche maschili, se ne può parlare, ma non ha senso parlare maschili tirando fuori il femminismo. Quello perché è sbagliato secondo me, ma non potrebbe essere che magari ritorna utile aiutare anche a livello psicologico tutti quei maschi che rientrano nel maschio tossico, nel maschilismo tossico, proprio per evitarlo. Certo, ma certo. Però quindi magari un punto d'incontro si potrebbe pure trovare. No, ma guarda, ma io ti dico anche, se io sono un uomo violento, non parlo di un uomo che ha delle dinamiche, un uomo violento, vado a cercare aiuto e trovo un uomo che fa proseliti su quanto il femminismo abbia danneggiato questa e quell'altra cosa, non mi stai aiutando, no, capito? La vera femminismo, cioè non è che
un femminismo, e questa è la cosa. Cioè, poi esatto, discorso... a parte questo, esatto, a parte questo che è mettere tutto in un sacco delle cose, diciamo che hanno delle variazioni, delle corti. Io mi ricordo che per un certo periodo Gribaldi, e mo magari poi se vi va riverrete, pure se volete lo invito, e per un certo periodo lui era stato molto attaccato e gli erano state, diciamo, messe in bocca pure cose che non aveva detto, eh. Quindi magari pure che si sono diffuse delle voci anche eccessive. No, no, io ho visto... Ma non io ho visto bene, i video, però. Ho visto anche i video, ho visto alcuni video dove parla argomentando anche, a parte che molto spesso si è trovata a fare culo e camicia con Rick Dufer, che è una persona che anche a lui ha, davvero spero che stia male per una brutta influenza, non dico cose più brutte, una brutta influenza. Okay. Però a parte questo, però io ho visto molti video in cui c'erano anche degli spunti interessanti magari, ma si batte sempre su questo, il femminismo, il femminismo, il femminismo. Se tu vuoi aiutare un uomo violento, vuoi aiutare un uomo che è ingabbiato nelle dinamiche patriarcali, tu lo aiuti parlando dei suoi problemi, dicendo così, qual è il problema? Il problema che non si vede e che si cerca di non vedere è il patriarcato. È un cane che si morde la coda. L'uomo è un cane che si... Il patriarcato è un cane che si morde la coda, perché il problema maschile è generato dal maschio. Mettiamocelo in testa, dalle aspettative che noi ci siamo fatti sul mondo delle donne, sull'idea di donna. Noi ci creiamo un'idea di donna, nostra immagine e somiglianza. Poi quando quell'idea di donna ci delude, la devastiamo. Capito? Vediamo donne come uomini. Le donne non sono uomini, non sono noi, non sono il mondo, cioè noi non siamo il mondo in cui gira tutto. Le donne sono un'altra cosa. Poi io non lo so, non lo dico, non mi interessa neanche dire cos'è una donna, cosa non è una donna, perché non lo so. Esatto. Invece vedere uno come Crepaldi, che molto spesso, e ripeto, ora non so che cosa sta facendo, non mi interessa, perché davvero è una persona per cui ho covato un rancore fortissimo. E quindi c'è anche del personale. Vabbè, comunque è stato un buon spunto per dire queste cose fantastiche, per quanto mi riguarda, che condivido. Capito? Cioè, questo è il fatto. Poi, ovviamente, ci sono si può parlare tantissime volte. Mm-hmm. Parlerei mille volte più con Crepaldi che con la figlia di Moro. Non sto scherzando, okay. Ormai è diventato un meme. Beh, no, se per voi va bene, a me farebbe piacere, magari pure trovare. Non lo so, potrebbe aiutare a trovare degli spunti di dibattito, sicuramente, comunque se so visioni diverse a maggior ragione. Ma sì, ma in un giorno in cui siamo più... Siamo più? È saltata la connessione Benassi. Siamo più leggeri, okay, si potrebbe fare, però nel senso... Che i prossimi giorni saranno leggeri? Speriamo. Spero di no, perché comunque scrivo io con la pesantezza e se no non posso fare i pezzi. Però nel senso ci parlerei anche, però davvero ha fatto davvero dei danni nel dibattito sui diritti maschili, su quel che poi parlare di diritti maschili è una cosa che secondo me è una cazzata di prima categoria. Se noi parliamo di debolezze maschili da affrontare, di diritti maschili, madonna, diritti maschili, pure i diritti vogliamo, dopo millenni di sopruso e abuso sul corpo femminile. Va bene, vanno bene i diritti, però per me va bene, dai, va bene. Ragazzi, è stato un piacere comunque, si sono aperte un botto di dibattiti anche interessanti futuri, secondo me, perché comunque all'ultimo abbiamo aperto gli argomenti grandi e che secondo me se vi va di tornare sarebbero interessanti. E sfrutto l'occasione per invitarvi pure, me l'hanno detto i ragazzi del Cerbero, se volevano venire ospiti, non so se conoscete il Cerbero Podcast, che conoscono pure loro. Sì, purtroppo sì. Ok. Non so se conoscete bene. No, aspetta, però aspetta. Allora, perdonatemi, se loro ci stanno ascoltando, non lo so quello che è, però perdona, almeno da parte mia, Crepaldi ok, anche però il Cerbero no, ragazzi, no, davvero il Cerbero non ce la faccio. No. Va così. Perché... Questa cosa è... Ma perché no? Ma perché no? Come ma mai? Perché no. Ci sta. Io no, ma se ci stanno... Hanno avuto una svolta, no, eh. Ti conosco, no, di no. Parlo... È la storia. Anche loro, eh. Si sta smuove tutto qua ormai, ragazzi. No, allora, parlo per me. È davvero non sia intesa come in senso polemico oppure rancoroso, però con delle persone che si sono sporcate così tanto le mani di merda negli altri, negli anni dicendo cazzate, non me la sento, capito? Davvero si sono sporcati le mani di merda, davvero, perdonatemi, ma anche un mio amico, cioè anche uno dei miei migliori amici, posso dirgli, frati, si è sporcato le mani di merda, non mi va di parlare, capito? Cioè davvero, non c'è nessun problema, però davvero, poi divento intollerante, no? Finisco a litigare, non voglio che mi si veda così cattivo, rancoroso, però davvero, ragazzi, le cazzate sparate al
certo. Non so se addolcisce un po' la pillola o peggiora la situazione. Vedo un'informazione che magari esatto, non sapete. Io sono il regista del cervello podcast. Quindi, alla fine... No, ma capito, è che più che altro da volte... questa ondata di qualunquismo, di populismo dell'uomo comune, no? Loro si lasciano prendere a queste cose, ma quella è una cazzata, ma quello non è vero, no? Ecco, io penso che questa superficialità, soprattutto da parte di gente che fa comunicazione, che si deve aprire agli altri, sia davvero una disgrazia. Quindi io li inviterei, cioè, bro, adesso vi dico una cosa bruttissima, però li inviterei a studiare davvero la storia del comunismo, la storia, perché davvero sento delle cose che mi hanno fatto male, mi hanno proprio fatto male a livello di cuore, proprio di... se mi ferisci io non posso più parlare con te, capito? È un casino. No, ma mi dispiace, perché magari sono state, guarda, tanti pezzi... stanno parlando di te, Marco. No, vabbè, perché io li conosco comunque, e quindi lo so come sono, magari spesso sono stati, sai, dei momenti presi privi di contesto e anche un po' esagerati. Poi vabbè, può succedere che facendo 2 live al giorno mo non so bene cosa li abbia offesi, però mi dispiace, insomma, tutto qua. Se cambiate idea siete benvenuti, no, comunque. Vabbè, ma magari ci hanno avuto tanti ospiti, però c'è sta uno, c'ha tutto il diritto di non venire, ci mancherebbe, non è che voglio... Io non lo so. Allora, comunque, vabbè, vi farà piacere sapere che mentre eravamo in live, sia a me che a Marco, il telefono ha squillato più volte da numeri anonimi. Volete spiegarci questa cosa? Oddio, è la Digos. Ok, perché Stalin spiegala tu, che io vado a pisciare. Dici subito come funziona, perché così adesso attacchiamo, magari ci facciamo un'idea di cosa sta accadendo. No, non lo so. Io spero che non lo so. Sia la Digos che mi chiama con un numero anonimo addirittura. Ma no, penso, immagino che probabilmente sono pubblici. Cioè, ci sono arrivate le chiamate, ma penso siano pubblicità. Spero, non lo so. Era una gang. Comunque, ragazzi, è stato un piacere avervi ospiti. Quando volete tornare, siete benvenuti. Poi magari ne riparleremo. E... Interessante. Vedo dura per il Cerbero. No, ma guarda, io non li conosco, quindi un saluto al Cerbero, non li conosco, non lo so cosa hanno detto, non lo so. Okay, quindi... okay. Allora dai, magari ne riparliamo, dopo in privato. Altro sotto coi nuovi pezzi che vogliamo, dai, ascoltarli. Quello assolutamente, ragazzi. Dai, un saluto a tutti gli ascoltatori anche. Dai. Ciao ragazzi. Grazie, ciao ragazzi, pure in chat, ci vediamo alla prossima. Ciao, bella. Questa, ragazzi, era l'intervista, spero vi sia piaciuta, anche se ci siamo resi conto di come può essere soggettiva la visione di parole veramente gravi, perché strano, perché abbiamo invitato i P38 per, insomma, perché molti pensavano avessero detto questi termini comunque estremi, per dargli una possibilità di parola, e poi alla fine abbiamo scoperto che secondo loro il Cerbero e noi comunque siamo quelli che hanno detto le cose più gravi. Quindi non lo so, è un po' un plot twist che non mi sarei mai fottutamente aspettato. E quindi niente, sono riuscito però a mettermi d'accordo post live, ho dovuto chiuderla, avrei voluto fare 3.000 domande, ragazzi, ma il tempo era quello che era. Comunque io faccio una live fra le 2 live del Cerbero, quindi comunque il tempo era quello che era. E quindi avrei voluto chiedere un sacco di altre cose, pure che ne pensano della SVA. Però ci saranno altre occasioni, se riusciamo io inviterei anche, sarebbe bello, perché... invitare anche Crepaldi e anche magari Rick Dufer, oppure comunque i ragazzi del Cerbero, perché secondo me è proprio importante per non radicalizzarsi da nessuno dei 2 lati, anche se a questo punto è un po' difficile parlarne, perché si può non essere d'accordo che ci sia un problema sistemico di violenza sugli uomini in Italia, oppure altre cose, comunque si possono avere idee diverse e pensare che... qualcuno abbia detto qualcosa di grave, però l'importante è parlarne, insomma, è affrontare il discorso con un dibattito, un sano dibattito. Non credo ci sia niente di male, non credo che ci faccia male, penso che potrebbe solo che far bene, sia per trovare magari un punto d'incontro tra le 2 parti, o magari capire che forse si è un po' esagerato e che quindi, non lo so, penso che potrei essere io questo punto d'incontro, chi meglio di me, per fare da anello di congiunzione tra la sinistra più radicale e, insomma, un po' il Cerbero e
anche Crepaldi, che comunque c'ha avuto un bel po' di problemi con le femministe, quindi sarebbe interessante se riuscissimo a invitarli e magari capire che ci sono stati anche dei fraintendimenti, che molto spesso sono frasi decontestualizzate, che è lo stesso concetto che è successo proprio a loro per le canzoni, e molto spesso magari una frase che fa parte dell'arte, della gag, decontestualizzata, presa così in rete, non si capisce. Magari trovo un punto d'incontro, ecco. Questo sarebbe bello, anche perché vorrei risolvere, perché comunque era un gruppo che un pochetto ero interessato, li stavo ascoltando, e devo dire che è una situazione molto particolare, e credo sia successa veramente a poche persone, di trovarsi il gruppo che stai ascoltando di più quel periodo che odia i tuoi amici, quindi non credo siamo in tanti che abbiano vissuto questa situazione. Comunque ci saranno altre live, ragazzi, li rinviteremo e mi ci sto mettendo d'accordo, vi aggiornerò e vi farò sapere. Vi ringrazio, ragazzi, spero che la live vi sia piaciuta, e dai a tutti, ciao ragazzi.